Ciao, benvenuti in questo nuovo video molto improvvisato, che stavo facendo un lavoro a questo monster qua e ho trovato una rogna, e siccome sapete che mi piace condividere le rogne che trovo, vi faccio un video al volo. A questa moto devo scaricare l'olio. Il problema è che il tappo sotto non ha più la sede esagonale per la chiave per svitarlo. È un nuovo amico che mi porta la moto, quindi non ho mai fatto nessun lavoro su questa moto qua, quindi non ho idea di chi abbia fatto, probabilmente inavvertitamente abbia rovinato la sede del dado, magari nella fase di serraggio si è un po' esagerato. Adesso vi faccio vedere. Come dicevo, mi piace condividere le rogne, così almeno non sacramento da solo, ma sacramento in compagnia. Vi faccio vedere. Il tappo in questione è questo, quello di scarico dell'olio. Se io metto la chiave, guardate, non c'è più l'esagono. In questi casi come si fa? Parte comunque stramaledire il tappo. In questo caso possiamo, cioè se fosse un tappo con una testa che sporge, potremmo provare a prenderlo con una pinza autobloccante piuttosto che con una giratubi, una pappagallo un po' consistente, ma è un tappo a filo, non c'è spazio. Potremmo andare a picchiare con, sto mettendo contro luce, potremmo andare a picchiare con un bulino e un martello. Il problema è che siamo veramente stretti, abbiamo veramente poco bordo del tappo, il rischio di andare a fare dei danni sul carter. Quindi per cui la soluzione che mi è venuta in mente in questo caso è quella di creare una parte dove poter picchiare. Perché picchiare? Perché questi tappi sono serrati giustamente a una coppia non proprio bassa, e soprattutto con i cicli termici del motore scalda raffredda, scalda raffredda, scalda raffredda, tendono a far fatica a venire giù. Questo in particolar modo quando chi si è fatto un cambio olio su Monster Old sa benissimo di quello che sto parlando. In questo caso bisogna sempre dare un paio di colpetti per sbloccare il tappo prima di toglierlo. Quindi non abbiamo un piano dove andare a picchiare col bulino e col martello, quindi ce lo creiamo. Prendo il necessario e vi faccio vedere. Quello che andremo a utilizzare è il santissimo Dremel. Questo qui è un dischettino, praticamente come se fosse un disco deflessibile, ma molto piccolo, e è quello con lo sgancio rapido, che è fighissimo, che si in un attimo si stacca e si rimette ad avere gli occhiali a vedere com'è. si stacca e si mette. Quindi con questo andremo a realizzare una sede, un punto, un incavo, un piano dove andare a picchiare. Mi metto gli occhiali che, oltre ad aiutarmi a vedere meglio, sono anche di P, quindi sono antinfortunistici, e così evitiamo che magari mi vada qualcosa negli occhi, che già non vedo una mazza. Se poi mi acceco, siamo a posto. Mi metto comodo, faccio uno sgabellino, perché questi lavori è meglio essere comodi con la mano ferma. Non vogliamo assolutamente rovinare null'altro se non il tappo stesso, che tanto poi dobbiamo togliere. Cominciamo subito. Recupero il capo officino, ovvero un martello, e un bulino e anche uno scalpellino, un paio di attrezzini, e vediamo se si sblocca sto maledetto. Cominciamo con questo qua, è proprio uno scalpello. Poi ho anche un altro scalpello, che è questo qua, e un bulino piatto con la punta piatta. Stavolta il sistema di messa a fuoco funziona, è inserito, non come l'altra volta che si era disinserito. Vabbè, ho fatto un segno col pennarello per quando comincerò a picchiare, per capire se si sposta, e io adesso qui andrò con i miei attrezzini a picchiare in questo modo. Proviamo. Si sta muovendo, vi avvicino.
ce l'abbiamo fatta, non sempre così veloce, a me è andata anche abbastanza bene, non era proprio esageratamente serrato. Vi faccio vedere, qui si vede meglio il lavoro che ho fatto, eccolo qua. Gli ho già fatto 2 intagli perché se fosse rimasto duro dopo un mezzo giro avrei avuto possibilità di picchiare anche dall'altra parte. Praticamente un intaglione, non era pensabile andare a introdurre un cacciavite, assolutamente. Non c'erano molte alternative. Ad ogni modo il tappo adesso lo cambiamo, che io prima di iniziare il lavoro mi sono già recuperato il tappo nuovo. Quello che è importante è, quando andiamo giù col Dremel, stare molto molto attenti al carter ovviamente e a non esagerare con la cava, non andare troppo in profondità, non andare a intaccare il bordo che poi sarebbe quello del carter dove lavora la rondella, che qui c'è una rondella di tenuta che adesso manco morta uscirà, sta maledetta, ma c'è, ve la faccio vedere che si vede. Quella rondellina lì di alluminio o di rame è indifferente, quella che fa tenuta. Questo è uno dei modi, ovviamente non è che è il sistema assoluto, infallibile e perfetto, è uno dei, quello che quando mi capita utilizzo io. Sto cercando di non riempirmi d'olio ma mi sa che non ce la faccio. È quello che utilizzo io quando ho i tappi di questo tipo, che quando sono montati sono a filo. L'esagono era veramente conciato, ve l'ho fatto vedere, fa che roba. L'esagono non c'era più, era impossibile svitare con la chiave. Qua ci va una brugola da 10, tra l'altro in questi tappi già le brugole, quando il tappo è nuovo, ballano dentro, non sono precisissime, bisogna stare all'occhio. Qui si era danneggiato, comunque stiamo parlando di una moto che ai suoi anni, quindi chissà quanti cambi olio ha fatto, anche i suoi chilometri, perché ne ha veramente tanti. E in questi casi uso questo sistema. Vi faccio vedere il tappo nuovo che ho preso. Adesso gli mettiamo questo tappo qui, cioè adesso devo andare avanti, togliere il filtro rete di fianco, devo anche togliere il puntale che non l'ho neanche tolto, avevo la fregola di farvi vedere sto lavoro. Gli mettiamo questo tipo di tappo qua, che ha, come potete ben vedere, è esagonale e all'interno ha il magnete per fermare le impurità metalliche, esattamente come l'originale, anche l'originale aveva il magnete. Questo ce l'aveva bello grosso, questo qui ce l'ha inserito nel tappo, questo qua spunta, ma alla fine sempre di magnete si tratta. Quando invece abbiamo i tappi come questi, quindi come questo qua, adesso se non perdo la rondella è meglio, come questo, quindi normali, la maggior parte delle moto hanno, molte moto hanno un tappo esagonale, quindi che esce. Anche in questo caso abbiamo poco bordo, quindi se dovessimo andare a, se fossimo costretti a sbloccare perché l'esagono si è mangiato e non è più, non offre più una tenuta alla chiave esagonale, in questo caso dovremmo andare a picchiare ovviamente sull'esagono, e se non dovessimo riuscire prendendola con un giratubi, con un pappagallo, con una pinza a scatto, meglio la pinza a scatto, dovremmo fare lo stesso lavoro che ho fatto qua, ovvero creare un posto, un punto, un piano dove io possa andare a picchiare con martello e scalpellini, bulini o robine del genere. In alcuni casi potrebbe essere necessario scaldare, quindi possiamo o accendere il motore e scaldarlo, oppure con la pistola termica, quella elettrica, scaldare la zona. Io qui non ho scaldato, ho voluto provare senza scaldare. E mi è andata bene. Se non si fosse sbloccato subito, avrei sicuramente preso la pistola termica e dato una scaldata in modo da far dilattare un po' i materiali. I sistemi di inserire tra la brugola e il tappo, stoffa, materiali vari, il similoro, quelle lamelline calibrate, insomma dei materiali per far spessore, funziona sulle viti piccoline, molto frequentemente funziona. Su queste, sapendo come sono tirate, molto difficile. Se volete provare, provate, però io le ho provate tutte, alla fine il sistema migliore è questo qua. Tutto è bene, quel che finisce bene, mi posso togliere i guanti per non impastare la telecamera come al solito di olio. E niente, video improvvisato, velocissimo, quickly, proprio easy, e spero di avervi dato qualche trick che spero non vi serva mai, perché non sono mai lavori piacevoli da fare, io spero non vi serva mai, ma se dovesse capitarvi questo può essere un buon sistema.
Magari parleremo in un altro video, quando ci sarà l'occasione, di viti spezzate o di teste di altre cose. Viti spezzate potrebbe essere un argomento interessante. Ah, mi raccomando, dinamometrica quando serrate. Ma raccomandi. Ho fatto un video a riguardo, lascio in descrizione. Mi fermo perché è tardissimo, devo andare avanti con questa moto. Noi vi ricordo che ci vediamo martedì con video extra e il venerdì con i video tecnici. Se non l'hai già fatto e se ti piacciono i miei contenuti, iscriviti al canale, gratis, a te non cambia niente, a me daresti davvero una grossa mano a far crescere questo canale. In descrizione trovi i miei social, gli altri miei social dove puoi seguirmi. Insta te lo lascio qua come sempre e noi ci vediamo alla prossima. Ciao e grazie.